Con lo spettacolo dal titolo Sciarpe colorate della Compagnia del Teatro Che Fa Bene, domenica 21 gennaio alle ore 18 si aprirà l'undicesima edizione di Strade, la rassegna di teatro del Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio. Dove dovevo andare? Sono anche incinta. Incinta di lui? Sì, ma me l'avreste lasciato sposare senza dir nulla. E adesso quasi quasi mi secca che non l'abbia fatto. Sciarpe colorate è il riadattamento della sceneggiatura del film Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, che è incentrata sul confronto tra l'elemento maschile e quello femminile e la contrapposizione tra l'ambiente rurale e quello cittadino. Questa vita al femminile all'interno di una casa di campagna toscana. È stato rielaborato il testo ed è stato, come dire, messo in scena utilizzando i ragazzi che ci seguono da molti diversi anni, da quando abbiamo iniziato a lavorare in questi territori sulle arti dello spettacolo, in particolare dello spettacolo dal vivo. È una commedia dolce-amara con una serie di personaggi molto diversi tra loro. Loro volevano fare qualcosa, ma volevano andare in scena da soli, senza più il paracadute dei professionisti o comunque tutta una serie di salvaguardie e salvagenti. Guarda, c'è Loli Samueli, sta davanti all'ex tomba di famiglia. Dio santo, bisogna avvertirla che Leonardo non è lì. Chi è quella signora che sta salutando Elena? Ma è l'amica del signor Conte? Sì, sì, è lei, quella che a Roma fa credere a tutti che l'ha sposata e si fa chiamare Contessa Torrisi. Ma non possiamo stare tutti mica qui a guardare. Ma si può sapere cosa facciamo al cimitero? Non è mica la festa dei morti. Zia Guga, non vi ci mettete anche voi. Andate a casa col signor Nardoni. Ecco, adesso piange Elena l'abbraccia. Ma non l'inviterà mica a casa?